28 Adesso febbraio è la continuano giornata l'attacco. internazionale delle Ancora una malattie volta rare. Russia si fa Sono oltre sopraffare dalla 6.000 e Ucraina. affliggono 300 milioni di persone nel mondo, di cui circa 30 milioni di persone in Europa. Per la maggior parte delle malattie rare non esiste una cura. Molte di queste patologie non vengono nemmeno diagnosticate, sebbene negli ultimi anni la ricerca scientifica abbia fatto notevoli progressi nel loro studio. Giovedì alle ore 16 su Telenord e alle ore 21 su Salute 88, venerdì alle 22.45 su Telenord, sabato alle 17 e alle 21 su Telenord, verrà trasmesso il film La sabbia negli occhi, uscito al cinema nel 2018 e presentato a Venezia. È la storia di Beatrice che un giorno scopre di avere una malattia invisibile, la sindrome di Sjögren, che solo in Italia colpisce oltre 16.000 persone. Ti capisco benissimo, figurati. Non so se ti capiranno a scuola con tutte queste assenze. Chissà, magari ti bocciano. Io ho dolori dappertutto, sempre. E la notte non riesco più a dormire. Dottore, sto impazzendo. Sì, salve. Ho bisogno di un medico, per favore. Oh, ma se hai capito bene che c'è? Noi non siamo malate, noi siamo solo delle pazze. La bella Beatrice della quale ti eri innamorata non esiste più. A volte non so come comportarmi. Questa malattia è terribile perché è invisibile. È come un cecchino. Tu non lo vedi, ma lui sì.